Diego, lei ha iniziato a praticare Kung Fu all'età di 10 anni, da allora non l'ha più abbandonata, e tanti successi, una vera e propria passione. Sì, esatto, ho incominciato da piccolissimo, a 10 anni, e è diventata la mia vita, e quindi continuo a insegnare. Sono diventato da semplice studente allievo a maestro, ed è la mia passione e la mia vita quotidiana. Quante medaglie ha ricevuto, lo vogliamo dire? Ho perso un po' il conto nel frattempo, perché sono stato a diverse gare mondiali in Cina, Hong Kong, in Europa. Diciamo che sono più di un centinaio sicuramente. Invece lei a Perugia ha portato anche gli allievi di una scuola fanese, in quanti eravate? Ci può raccontare qualche cosa? Eravamo 37 atleti, di cui qualcuno mi sta aiutando oggi con la città da giocare, a Perugia, e siamo state una delle scuole che ha ottenuto più punteggi, più medaglie, anche come numero di praticanti. Le gare si sono svolte appunto a Perugia, era un campionato nazionale ed erano presenti 550 atleti, quindi sono durate da sabato alla domenica, e i miei ragazzi, gli allievi, i bambini, ma anche quelli un pochino più grandi, hanno ottenuto dei ottimi risultati, hanno portato a casa più di una sessantina di medaglie. Che consiglio darebbe un giovane che si approccia per la prima volta a questo sport? Un giovane che si approccia a questa disciplina è qualcosa che lo forma nel carattere, da un punto di vista esterno ma anche da un punto di vista interno. Anche se un ragazzo, un giovane, pratica anche solo per un anno, è un'esperienza che gli rimane per tutta la vita, perché lo educa e lo disciplina nel profondo. Si può dire che se c'è costanza e determinazione in una persona si può raggiungere qualsiasi obiettivo senza limite di età? Direi di sì, io penso di essere l'esempio, che a 18-19 anni ho scelto di fare questo percorso, e a tutt'oggi ho una scuola a Fano, una Riccione, con 300 allievi. Giulio e Lucio, voi avete partecipato a Perugia a queste gare, com'è andata? Vi siete divertiti? Sì, ci siamo divertiti, abbiamo partecipato tutte e due e tutte e due abbiamo vinto degli ori. Sì, andare a Perugia è molto bello, perché ci si può confrontare anche con altre scuole che in altre occasioni sarebbe più difficile incontrare. Ecco, quante persone avete conosciuto? Avete fatto nuove amicizie? Sì, io in particolare con dei ragazzi che vengono da Firenze. Tu invece? Anch'io lo stesso. Quindi prossime gare che cosa vi aspetta? Bisogna allenarsi, tanto come bisogna fare sempre, e spero di vincere ancora.